Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi spiegherò come realizzare la lettera R utilizzando gli elastici Rainbow Loom. Spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Ciao! Ci servirà il telaio, l'uncinetto, 48 elastici del colore che preferite, più un elastico di colore diverso per realizzare il cappietto e un anello portachiavi. Per realizzare la lettera R è necessario che le tre file di pioli si trovino sullo stesso livello. Fate attenzione inoltre che i pioli siano rivolti con la parte tondeggiante verso di noi. Iniziamo ad inserire delle coppie di elastici, ne dovremo inserire 8 coppie lungo la fila di pioli di destra. Prendo la prima coppia e la inserisco tra il primo e il secondo piolo. Un'altra coppia tra il secondo e il terzo. Un'altra coppia tra il terzo e il quarto, un'altra coppia tra il quarto e il quinto e poi inserisco altre 4 coppie andando avanti. Ecco fatto. Sul nono piolo della fila di destra inserisco un elastico avvolto per 3 volte. Torniamo all'inizio ed inseriamo una coppia di elastici tra il primo piolo della fila centrale e il primo piolo della fila di destra, un'altra coppia di elastici tra il primo piolo di sinistra e il primo piolo della fila centrale, poi un'altra coppia di elastici tra il quarto piolo centrale e il quarto piolo della fila di destra e ancora una coppia tra il quarto piolo della fila di sinistra il quarto piolo della fila centrale. Mettiamo da parte il telaio e prendiamo l'uncinetto. Prendiamo un elastico e avvolgiamolo per 3 volte intorno all'uncinetto. Prendiamo una coppia di elastici, la agganciamo e facciamo scorrere su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. Poi rientriamo con l'uncinetto all'interno di questa prima coppia di archetti che si sarà venuta a formare. Prendiamo un'altra coppia di elastici, la agganciamo e la facciamo passare sotto i 4 archetti che si sono formati nel passaggio precedente. Poi usciamo con l'uncinetto e agganciamo la prima coppia di elastici che si sarà formata all'inizio di questo passaggio. E ripetiamo questa operazione per altre 2 volte. Quindi agganciamo una coppia di elastici, la portiamo sotto i 4 archetti del passaggio precedente e rientriamo all'interno della coppia di archetti che si è appena formata. Per l'ultima volta una coppia di elastici, la facciamo passare sotto i 4 archetti e rientriamo all'interno dei 2 archetti che si sono appena formati. Ecco qui la nostra piccola catenella, andiamola a fissare sul telaio. Fissiamo questa estremità sul quarto piolo della fila di sinistra. In questo modo. Ora rientriamo con l'uncinetto all'interno di questi 3 elastici che si trovano proprio all'estremità della catenella, tiriamo la catenella verso di noi e la facciamo agganciare al primo piolo della fila di sinistra. In questo modo. Rimettiamo da parte il telaio e riprendiamo l'uncinetto. Questa volta dovremo realizzare una catenella costituita da 5 coppie di elastici. Quindi iniziamo prendendo un elastico singolo e avvolgendolo per 3 volte intorno all'uncinetto. Prendiamo una coppia di elastici, la agganciamo e facciamo scorrere su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. Poi rientriamo con l'uncinetto all'interno di questa coppia di archetti che si è appena formata. Prendiamo un'altra coppia di elastici, la agganciamo e la facciamo passare sotto i 4 archetti che si sono formati nel passaggio precedente. Poi usciamo con l'uncinetto e rientriamo all'interno di questa coppia di archetti che si è appena formata. E ripetiamo questa operazione per altre 3 volte. Ecco il risultato, andiamolo a fissare sul telaio. Fissiamo questi 4 archetti sul quarto piolo della fila centrale.
questo modo. Mettiamo un'altra volta di nuovo da parte il telaio e riprendiamo l'uncinetto. Prendiamo un elastico singolo e avvolgiamolo per 3 volte sull'uncinetto. Prendiamo una coppia di elastici, la agganciamo e facciamo scorrere su di essa l'elastico che abbiamo appena avvolto per 3 volte. Poi rientriamo con l'uncinetto all'interno di questa coppia di archetti che si è appena formata. Andiamo a fissare questi elastici sul telaio e li dobbiamo fissare sul primo piolo della fila di destra. E portiamo questo gruppetto di elastici verso destra, in questo modo. Non ci resta che girare il telaio ed iniziare a lavorare gli elastici con l'uncinetto. Iniziamo partendo dal primo piolo della fila di destra. Agganciamo i 2 elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sul primo piolo della fila centrale. Ora entriamo all'interno del primo piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li facciamo agganciare al primo piolo della fila di sinistra. Proseguiamo entrando con l'uncinetto all'interno del quarto piolo della fila di destra. Dobbiamo agganciare gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo, li dobbiamo portare verso l'alto e posizionarli sul quarto piolo della fila centrale. Poi entriamo all'interno del quarto piolo della fila centrale, agganciamo gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo e li portiamo sul quarto piolo della fila di sinistra. Ora spostiamoci sul nono piolo della fila di sinistra. Agganciamo gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo di questo piolo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sull'ottavo piolo. Poi partendo dall'ottavo piolo agganciamo gli ultimi 2 elastici e li portiamo sul settimo. E continuiamo in questo modo, agganciando sempre gli ultimi 2 elastici che si trovano sul fondo del piolo e portandoli sul piolo che si trova subito sopra, fino a completare tutta la fila di pioli di sinistra. A questo punto entriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila di sinistra, passiamo sotto a tutti gli elastici ed usciamo con l'uncinetto lateralmente in questo modo. Prendiamo un elastico singolo di colore diverso, lo agganciamo e lo portiamo all'interno del piolo. Usciamo con l'uncinetto e portiamo questo elastico bianco verso l'esterno. Agganciamo il primo archetto bianco e lo facciamo passare sotto al secondo archetto bianco e poi tiriamo per formare un nodo. Non ci resta che sganciare tutta la lavorazione dal telaio. Andiamo ad attaccare l'anello portachiavi. E voilà, la nostra lettera è pronta. Ragazzi, il tutorial è terminato, spero che vi sia piaciuto e che lo realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!